E io sto partendo per Gallipoli. Sono un po' nervosa. Io ovviamente mi fermo, seguo sempre i consigli del mio chef. Ragazzi, sostenetemi! Olio, aglio, cipolla, erbe aromatiche, prosecco e rosmarino. Un po' pensato, eh? Dobbiamo andare a saltare questi pezzettini di sgombro. Non c'è ancora niente tu, sbrigati! Ce la stiamo mettendo tutta, ragazzi! Dobbiamo vincere! Un minuto! Come un minuto? Dobbiamo farlo diventare croccante. Secondo me va benissimo. Secondo me è un po' denso. Un po' denso ancora, ma non deve essere molto duro. Mettiamo l'altro tipo. Ma la cosa più bella è la Barbara Politi, che abbiamo scoperto sta in diretta Facebook. Certo, esatto! La sigla di notte. Bravo, eh! Ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi. Maurizio, poi non so la batteria come ce l'abbiamo. Sono molto fiera perché questa è una ricetta proprio che sento da tempo di Danilo. Molto bella questa ricetta, che ti sia piaciuta moltissimo, anche se è una ricetta molto tradizionale, lo dirò alla giuria, però noi la rivisiteremo in chiave moderna, in chiave gourmet. Allora, ok, non molto, Colucci Politi, è rimasto poco, esatto. Colucci Politi, venga avanti, però. Ecco, ci vediamo per il responso, ragazzi. Barbara Politi. Barbara Politi. Cosa hai cucinato? Cosa hai visto cucinare, amore? Deve entrare il premio. Ecco qui che arriva la busta con i 50.000 euro di premio e il viaggio più soggiorno alle Seychelles di un mese per due persone. Eccolo qui. Allora, il tagliolino con lo sgombro. Veramente una ricetta, Danilo De Matteis, è stato illuminante per me. Bravo! Soprattutto per la preparazione, grazie. Scusate ragazzi, il mio chef mi sta dicendo una cosa fondamentale. Secondo me, per la mia visione, la Barbara con un corso di 5 giorni di cucina sarà perfetta.